Per quanto ridotto, il progetto per la realizzazione di quel campo da golf antipatico a gran parte della politica cittadina sulla base di criticità ambientali e paesaggistiche sollevate al tempo da associazioni e comitati è stato alla fine approvato, in primis dal TAR di Lecce che tempo fa ha accolto il ricorso della società Cavallo Francesco e Figlio SRL e poi dalla Regione Puglia che nei giorni scorsi sulla base di quella sentenza ha prodotto tramite Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana la nuova autorizzazione. Qui appunto dovrebbe sorgere, secondo le autorizzazioni rilasciate dalla Regione Puglia, il campo da golf con annessa clubhouse da 18 buche, qui a Betania. Tutti in campo con Lotti, Lotti, classe da campione, siamo tutti. Qui a Betania, tra le campagne, a ridosso della provinciale che collega Francavilla Fontana e Celia Messapica, dove a meno di colpi di scena e opposizioni feroci da parte del comune e del nuovo consiglio comunale chiamato a decidere sulla variante urbanistica approvata dalla regione, nascerà il percorso da 18 buche, una clubhouse ricavata all'interno di una masseria tutt'altro che vuota, ma anzi vissuta da una famiglia che sin dagli anni 70 porta avanti quell'appezzamento. Poi appunto c'è il boschetto con annesso un santuario, a farci da guida un tour operator davvero speciale. Minù, ci accompagni a Betania? Ci porti alla scoperta del bosco di Betania? Andiamo. Qui a Betania, dove la statua del santo anticipa la scoperta di un vecchio santuario preso di mira dai vandali. Che peccato, è vero, eppure c'è ancora quel vecchio ulivo dove il volto del Cristo è stato intagliato in quell'albero secolare. E c'è anche un vecchio casolare posticcio in tempi più recenti vissuto da una famiglia di senza tetto, poi andata via. Qui a Betania, in quel bosco dove un giorno, secondo TAR e Regione, sorgerà un campo da golf meta di turisti e appassionati tra pro e contro, tipici di un progetto ambizioso chiamato in un modo o in un altro a proteggere non solo gli interessi economici, ma anche le tradizioni di chi qui ci vive da sempre, di chi qui ha perduto quei ricordi custoditi dalla natura, qui a Betania, dove nessuno ha mai giocato a golf.